Martedì 1 novembre, festa nazionale, ore 19:20, piazzale delle province, la piazza, la rotatoria, il terzo municipio dove i residenti e soprattutto i commercianti hanno bloccato il progetto di allargamento dei marciapiedi, rimasto solamente disegnato a terra e neanche tanto, perché avrebbe bloccato la strada. Dei marciapiedi più grandi avrebbero ridotto gli spazi per i flussi e avrebbero bloccato la circolazione. Vedremo, purtroppo è buio e quindi vedremo male, ma insomma cercheremo di vedere che i flussi, che i marciapiedi non sono allargati, ma che i flussi hanno molto meno spazio lo stesso, perché la piazza è completamente invasa di sosta selvaggia. Ecco le prime macchine sugli sparti traffici. Qui verso viale, abbiamo superato viale Ippocrate, sulla destra c'è viale delle province, ci sono queste due macchine oltre la nuova ipotesi di sparti traffico disegnata con i New Jersey in plastica. Qui è la stessa cosa, due macchine oltre il New Jersey, oltre alle automobili dentro a questa ipotesi di parcheggino protetto che stava fatta dopo le proteste, soprattutto di questi esercizi commerciali. Ecco le auto. Proseguiamo nel giro della piazza, nella parte che dà sui viali che vanno verso Piazza Bologna. Doppie file. Ora stesso discorso, ci sono le nuove ipotesi di New Jersey, di sparti traffico, e le macchine sono sia di qua e sia di là, come si può vedere. Quindi anche se fosse realmente disegnata e non solamente abbozzata con dei New Jersey in plastica, comunque non sarebbe efficace la sistemazione, lo si vede fin da ora. Ecco un altro esempio davanti a quest'altro bar, grandi protagonisti contro la riqualificazione della piazza, così si terranno i loro 4 clienti doppia filisti e ne perderanno 400 di nuovi potenziali che avrebbero potuto utilizzare la piazza per farsi una passeggiata, per venirsi a leggere un giornale in santa pace e non per affacciarsi su una schifosissima rotatoria piena di lamiere.